Panterino negli ultimi giorni si è fissato a stare lì. Buongiorno amici, oggi è domenica, non so mai che giorno è, domenica 28 di gennaio, quindi siamo arrivati praticamente in fondo a questo mese. Ho una faccia orribile, ho una voce orribile, perché sono stata malata gli ultimi giorni. Quando parte col mal di gola poi so che diventerà tosse, raffreddore, mi andrà via la voce. Oggi direi molto meglio, molta meno tosse, una tosse molto più grassa. Quindi io la interpreto come un segnale positivo di qualcosa che si sta sciogliendo e se ne sta andando. Spero sia così e non sia un principio di broncopolmonite, tanto all'assicurazione sanitaria. Ci è arrivato ieri una lettera dell'assicurazione sanitaria in Belgio, che non ci ho capito niente perché in francese non ho capito, ma quello ho capito è che devo pagare un sacco di soldi. Ah, quello piccolo era tutto arrabbiato. Un'oretta dopo lui è lì, già su scicchettino, mentre invece Panterino, voi lo vedete? Voi lo vedete? Io lo vedo, più che altro perché questa assettina da quadrata diventa romboidale. È perfettamente mimetizzato! È dello stesso identico colore, gli si vedono solo questi occhioni. Lucidissimo questo gatto, il mio Panterino. A volte non lo troviamo, poi vediamo che qua esce la buzzetta. Dopo pranzo c'è un cambio e c'è lui che ormai tutti i giorni si mette lì dentro la scatola perché ci arriva secondo me il sole, mentre invece lui sta qua tutto nel suo tubo. Sushi, ci si dorme bene questi, con un po' di sti filini sulla testa. Sei convinto? Questi non siano un po' fastidiosi? Abbraccini tenerissimi. Oh, finalmente. Finalmente i bambini si possono riposare. E anche stamani siamo così. Giornata finita. Stiamo tornando a casa dai gattoni che non si sono mossi dal letto. Beati loro. Siamo tornati. Lì c'è un tarpone rosso. Mi sembra un po' contrariato. Vorrebbe, penso, giocare. Vero? Vuoi che ti rincorra? O vuoi la pappina? Pappina? E lì c'è un tarpone nero che è anche bucato completamente, guardate che roba. Lui invece ha deciso, lui opta per il cibo. Si mangia? Che dici? Si mangia? Ecco i macellini. Buongiorno, oggi è mercoledì e lavoriamo da casa. E loro sono sulle scale così ordinatamente che mia fidanzata gli ha appena messo lì dei croccantini, degli snack. Io, come vedete, mi sono appena alzata, sono in condizioni come al solito pietose. In realtà oggi non ho moltissimo da lavorare. Per chi se lo chiedesse, ci sono persone nella mia vita che sono molto perplesse sul mio modo di lavorare, perché non capiscono come è possibile che non timbri un cartellino, non abbia un tot di ore di lavoro. Io faccio ricerca, sono ricercatrice, il mio ruolo in questo momento è postdoc all'università, quindi di base ho un assegno di ricerca e sono in questa condizione ormai da diversi anni. È un lavoro che sostanzialmente funziona più a obiettivi che a orari, nel senso che ho in questo momento per esempio un progetto e che ha vinto un finanziamento e per completarlo io ho 2 anni. Se io riesco a fare tutto il progetto in un'ora, buon per me, ho finito. Ovviamente questo non è possibile perché c'è da fare dei dati, solo il primo esperimento dura
un'ora intera di esperimento per i soggetti e mi servono almeno 20-30 soggetti. Poi adesso per esempio abbiamo fatto una prima fase, un primo esperimento, vogliamo fare delle modifiche, quindi ho già 15 soggetti, ma ne prenderò altrettanti se cambio esperimento, insomma, quindi non è possibile finirlo in un'ora. Però è vero, anche in certe fasi sei un po' fermo. Per esempio ci serve un'attrezzatura che non è disponibile in questo momento per iniziare il progetto vero e proprio. Stiamo cercando di recuperarla, ma è molto complicato perché bisogna trovare anche chi paga, dove acquistarla. Così, è per questo che a volte mi vedete che mi giro i pollici, non perché non lavoro, ma perché è un momento di stop. Poi ci sono state settimane invece che siamo andati addirittura il fine settimana all'università, abbiamo lavorato anche quelle ore lì, magari a volte hai delle scadenze quindi ti ritrovi a lavorare dopo cena. Però vedo alcune persone molto perplesse di come si svolge il mio lavoro si svolge così. Io in 2 anni devo riuscire a completare tutto il progetto, preferibilmente pubblicando anche gli articoli. È un progetto molto ambizioso, quindi non sarà facile, soprattutto se poi ci sono gli intralci di, per esempio, attrezzatura mancante che ci doveva essere invece non c'è. Sono anche un po' preoccupata per questa parte qui, perché ci sono tanti interessi, litigi fra professori in cui io non ci posso fare molto, cioè non si tratta solo di comprarla, si tratta anche di fare un lavoro di pubbliche di relazioni, così, vabbè. Mi ha appena scritto la signora che era affezionata a Panterino, gli ho mandato dei video stamattina e ogni tanto gli mando qualcosa che so che le fa piacere. È un po' strano perché io non ci ho mai parlato di persona, però so che ci tiene a questo gatto e mi fa piacere aggiornarlo ogni tanto. Adesso porto via queste ciotolette qua che gli avevo dato ieri sera e dentro abbiamo il mangiare del Deleuze che piano piano vi sto provando e recensendo. Ci farò un video, anche se non lo trovate in Italia, ma vi dico meglio per voi, perché devo dire, è un cibo che non mi è piaciuto e non gli è piaciuto. Guardate che roba, quel cinghialetto di Panterino, guardate, ha morsicato e rotto la tovaglietta che gli ha regalato mia mamma. C'ha quei denti che sono una cosa devastante, mi dispiace perché è una tovaglietta che gli è stata regalata a Natale. Vero Panterino, con questi denti, veterinario. Ho trovato un dente rotto quando ti abbiamo preso, ci credo, sei un roditore. Vedete quell'aspirapolvere lì? Ecco, se lo vedete non lo comprate. Io praticamente in questa casa ho un aspirapolvere tutto sgangherato, pesissimo, col filo, che aspirava anche molto male. Quindi dopo mille rimuginazioni ho comprato un aspirapolvere, lo volevo leggero, senza filo, in modo da poterlo portare sul soppalco. Lo volevo anche piccoletto. Questo coso ha un'autonomia di tipo 40 minuti. Piano, tigri. Guarda. Che lavori. Piano, non vi fate male. Guarda e foga, sushi gattino. Insomma, la recensione dice: non ce la fai a pulire sia il soppalco che la parte sotto. E non aspira niente, lo devo passare 80 volte. Questo è uno dei problemi, che poi non basta nemmeno la batteria. Siamo qui vicini. Se sushi dai prodotti in salsa sembra leggermente meno schifato. Questa è la situazione serale pre-cena. La lampada della mia stanza è funzionale. Siamo ormai a quasi un quarto a mezzanotte, domani ci dobbiamo alzare molto presto, mi ha fidanzato una presentazione. Stavo riflettendo che domani sarà il 1 di febbraio e in un mese traslocheremo da questa casa. Io patisco tantissimo i traslochi, non solo per lo sforzo eccetera eccetera, sono anche emozionata da un lato, sono contenta, mi piace anche da un lato l'idea di cambiare, però sono molto sentimentale, per cui ogni volta, non lo so, mi dispiace lasciare la casa che mi ha accolto, in cui ho passato in genere anche tante cose belle. Penso sempre
cose troppo sentimentali, tipo la prima casa che abbiamo preso a Bruxelles. E quindi c'è questo mix fra, da un lato, non vedere l'ora di traslocare per finire lo stress, questa situazione di sospensione, dall'altro il fare questo countdown che diventa stranamente troppo sentimentale, troppo sofferto. Ciao Michi, oggi è giovedì 1 febbraio, siamo stati al lavoro, il mio prode fidanzato aveva una presentazione, niente di troppo impegnativo, adesso volevamo capire cosa era successo qua al Parlamento. C'è ancora, c'è una protesta qua degli agricoltori, sembra ci sia stato abbastanza casino. Stamattina si vedeva anche del fuoco qua, non ci siamo avvicinati perché dovevamo andare a lavoro, perché era molto incasinata, c'è un puzzo di bruciato incredibile, perché ecco perché c'è puzzo di bruciato incredibile. Allora, volevo fare il video il panterino, ma non si fida di starmi qui accanto, non so, a volte lui gli prende queste ansie. Vero panterino? Vieni, vieni, non ti volevo litigare, non hai fatto niente. Va bene, non riusciremo a finire il video con panterino qui accanto, ma lo finiamo uguale. Oggi è giovedì, siamo stati al lavoro, quando siamo tornati, questo è stato l'ennesimo video un po' flappetto, perché mi rendo conto che non sia successo niente di che anche questa settimana, o comunque non ve ne so raccontare in maniera intrattenente le poche cose che succedono, perché sono un po' focalizzata su alcune cose del lavoro e devo dire la verità, ultimamente anche su questo trasloco della nuova casa sono soddisfatta. Voglio raccontarvi un breve story time per chiudere questo video. Quando ho cercato casa qui a Bruxelles, ho iniziato appunto a cercare online la casa e ho trovato l'annuncio di una casa che mi era piaciuta tantissimo. Però la casa non era disponibile per quando noi arrivavamo a Bruxelles e quindi non ci avevo neanche provato. Abbiamo cercato e ricercato e non trovavamo niente. Io nel mentre continuavo a pensare a questa casa che avevo visto, al punto che ci ho pensato talmente tanto che mi sono sognata perfino la notte di trasferirmi lì e andarci a vivere, e mi ricordo che mi ero proprio svegliata felice di questa cosa. Alla fine siamo giunti alla conclusione di prendere una casa temporanea per cercare qua il loco. Non era la prima soluzione che volevamo, perché volevamo evitare di far fare un altro trasloco, soprattutto ai gatti, ma anche a noi stessi. Fatto sta che nel momento in cui poi ci siamo resi conto una casa definitiva non la trovavamo e ne avremmo presa una temporanea, io ho voluto provare il tutto e per tutto, perché mi è tornata, nonostante fossero passati mesi, in mente la casa che mi ero sognata e non mi era mai uscita dal cuore. Ho provato a contattare il proprietario, gli ho scritto un'email che era una sviolincellata, cioè praticamente non era un'email di richiesta d'affitto, ma era un'ode a casa sua e una poesia sul fatto che fosse la casa che volevo più di tutte al mondo. E lui, devo dire che non so se ha funzionato questa cosa o semplicemente gli andava bene ad affittarmela, ma stranamente per la prima volta tutte le altre case ci hanno fatto un sacco di problemi, lui in un'ora aveva accettato la proposta di affitto e insomma era disposto a darcela per il prossimo anno e mezzo, anche un pochino di più. Quindi alla fine ero contentissima, perché il mio desiderio di vivere in quella casa lì è stato esaudito. Il problema, diciamo, è che speriamo di non prenderci una fregatura o diciamo di non rimanerci male, perché la casa noi non l'abbiamo vista, l'abbiamo presa con un sito come questa qua che vedete, che si chiama Spot a Home,
e sostanzialmente sono case già arredate, che per noi che non staremo qui in eterno è un vantaggio, e sono case che, per cui il sito ti fa da tramite. Però c'è lo svantaggio che te la devi prendere a scatola chiusa, nel senso con la descrizione, le foto e il video che ti fa l'agente immobiliare di Spot.com. Il problema di quella casa lì è che il video è del 2018, quindi speriamo tutti insieme, fatemi gli auguri, che nel frattempo non sia stata devastata da precedenti inquilini, perché ovviamente dal 2018 sono passati tanti anni. Ci sono cose già dal video e dalla descrizione so che non mi piacciono per niente di quella casa lì, però ci sono anche delle cose invece che volevo tanto tanto tanto, tra cui c'è questo famoso, non so se l'avevo già detto, comunque giardino condominiale, che sembrerebbe, almeno delle foto, essere abbastanza sicuro, perché non dà sulla strada, è interno e sembra avere delle mura alte che lo circondano. La mia speranza, proprio con tutto il cuore, è che se veramente fosse un posto tranquillo e se poi gli inquilini delle altre case non hanno nulla a che ridire, a me piacerebbe tanto dare la possibilità di far uscire nel giardino i gatti. Io per la casa ho pensato più a loro spesso che a me, perché alla fine io ho altre opzioni, esco, vado al lavoro, esco, mi faccio un giro, loro invece si danno a vivere la casa 24 ore su 24, quindi voglio che abbiano il meglio che posso dargli. Ora stanno facendo un macello. Come aggressivo sushi, eh? La finezza di Panterino. Va bene, dopo questo breve story time vi mando un saluto, un abbraccio, vi dico al prossimo video, ma vi dico anche, per favore, guardate il video che uscirà lunedì, perché ci tengo tantissimo. Ciao!